La minaccia del terrorismo che posa dei blocchi di cemento davanti allo Zoopalast da una parte, l'ombra di Donald Trump che rompe in cartellone dall'altra. Già tradizionalmente politico, il Festival di Berlino che apre oggi i battenti lo è quest'anno ancora di più. Gioco forza nelle atmosfere e sicuramente anche in un cartellone che il direttore Dieter Koslick definisce la più forte risposta alla nuova politica ultraconservatrice della Casa Bianca, ma anche i rumori e timori della fabbrica dei sogni. L'industria cinematografica non sfugge all'incertezza politica del momento, dice Scott Rothsborough dell'Hollywood Reporter. Il cinema è un'industria globale, nel senso che si avvale di persone, beni e servizi che devono potersi spostare liberamente da un paese all'altro. E tutto ciò potrebbe ora essere minacciato da alcune politiche di Donald Trump. All'ombra dei grandi nomi, il festival che nel 2016 aveva lanciato la corsa all'Oscar dei migranti di Fuoco a Mare dedica quest'anno un'intera sezione al tema dell'omosessualità, accoglie la denuncia di Gurinder Chadha dei massacri che hanno accompagnato l'indipendenza indiana e apre i battenti con il ritratto del padre del jazz gitano Django Reinhardt e il racconto delle persecuzioni che ha subito durante il nazismo.